La nostra presentazione verte sul, ovviamente sulle fibre ottiche, parafrasando il discorso FOAS, perché rendendo la fibra ottica come un servizio. Quindi parlando di quello che sono le possibilità in un building intelligente, in una struttura che deve diventare intelligente, quali sono le necessità, dove stanno arrivando le tecnologie, il programma Smart Installer che, del quale voglio darvi una bozza, è quello di cui abbiamo cominciato stamattina a discuterne, che fa parte della vostra formazione, e poi anche alcune cose che sono pratiche. Dunque, innanzitutto io sono anche direttore commerciale di GFO. GFO vuol dire Gruppo Fibre Ottiche, nata nel 94, ed è dal 94 ho cominciato a parlare di fibra ottica, costruendo assemblate in fibra. Eravamo la società che è entrato nel 2002 nell'albo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, rilasciava quelle famose autorizzazioni ministeriali, no? Primo, secondo, terzo grado, che poi, giustamente, perché si parlava ancora di una situazione monomandataria di addirittura SIP, perché non Telecom, è stata tolta. E questi però per noi cosa sono diventati? Fonte di corsi, perché c'era la lettera per i progettisti e la lettera per il capocantiere, no? Direttore lavori. Questi sono diventati i corsi per progettisti di reti, no? E corsi invece per quanto riguarda installatori. Diventando poi nel consiglio direttivo della Assotel, confluita poi in Assistal, e poi insieme a due società costituendo il gruppo TES, un gruppo consortile, tecnologie e servizi per la precisione. Nel 2016 noi avevamo già conseguito la certificazione, sempre con Rina, perché lavorando con degli assemblati ottici anche in ambito militare e navale era importante avere il più oneroso e più prestigioso in questi ambienti dei sistemi di qualità. Però quest'anno noi ci siamo ricertificati, anche se non era scaduto, perché c'è un nuovo sistema di qualità che sarà poi ufficiale tra due anni, ma noi abbiamo voluto già subito essere a posto, per questo, per dire come siamo attenti a quello che è il futuro, no? Quindi allora, poi abbiamo anche contribuito con, essendo noi di Torino come situazione specifica, entrando insieme alla Camera di Commercio, al Politecnico e al Comune di Torino, quello che sono le imprese innovative torinesi, col marchio quindi Bollino Aito. Un building intelligente da cosa è fatto e a cosa serve? Innanzitutto se lo abbiamo una grande situazione di parco esistente, dobbiamo trasformarlo per renderlo intelligente, per fare questo recupero edilizio, ricollocandolo a livello sociale, perché oggi è qualcosa che ha un valore, che fa qualcosa, o domani sempre più a livello domotico dovrà far fare qualcosa di più. Sulla base anche di cosa? Risparmiare energia elettrica, perché questo è importante, basilare, e poi sulla quale mettere una piattaforma di infrastruttura, sul quale poi genero e metto la base per mettere le mie applicazioni, quelle di cui ha parlato Sky, quelle di cui parleranno altri. E quindi le applicazioni poi le posso fare infrastrutturalmente come? In wireless, l'abbiamo detto perché l'ha detto anche Pavan, in rame, e quindi utilizzando quello che si chiama power over ethernet, cioè dando tensione attraverso il cavetto, quello a multicoppia, oppure in fibra ottica. Quindi non necessariamente deve essere fatta in un modo o nell'altro, possono coesistere tutte nell'ambito di un ambiente. Ma più specificatamente che cos'è una fibra ottica, così arriviamo a capire il perché dobbiamo magari arrivare in una fibra ottica. La fibra ottica è biossido di silicio. A livello molecolare, due molecole di silicio, due di ossigeno e una di silicio. Pochi sanno che ossigeno e silicio sono i due elementi nel nostro pianeta più presenti, più di tutto il resto. Ossigeno lo sappiamo perché quando finirà l'ossigeno non ci saremo più, e silicio è sabbia fondamentalmente, no? Da quale si estrae il vetro, quindi fatta poi in due tubi concentrici da cui poi viene trasmessa la luce. E come? Per rifrazione e riflessione. Dunque, velocemente, cosa succede? Noi siamo al mare, per farvi capire come funziona la fibra ottica, noi siamo al mare e ci guardiamo sotto e vediamo che ci vediamo i piedini. Man mano che ci spostiamo però, vediamo che il nostro asse un po' si disassa, non vediamo che si sposta di sotto, si sposta sempre di più, sempre di più. Lo possiamo vedere perché chi ha gli occhiali a fare questo movimento vede che, togliendoli e mettendoli, sembra che
tutto l'asse e il panorama si sposti. In realtà no, è la luce che quando attraversa un materiale che diventa chiaramente trasparente cambia l'angolo e quindi fa una riflessione. Però man mano mi sposto al mare, vado avanti e a un certo punto il mare non lo vedo più, vedo il cielo e quindi poi tutti noi quando arriva il tramonto meno facciamo le foto, guarda, si vede il sole nell'acqua e tutto. Ecco, quello è il punto in cui la luce non perfora più quello che è il materiale che passa. Questo è il procedimento per cui si incanala la luce in questa fibra ottica che rimbalza internamente fino ad arrivare a destinazione. Quindi è luce, passa luce. Spero di essere chiaro perché è una delle situazioni. E quali sono i vantaggi? Beh, sicuramente un minore rifacimento degli impianti, perché come ha fatto vedere Pavan sulla banda passante, no? È così alta, per cui se oggi io faccio l'impianto di reti dati, molti degli antennisti, impiantisti fanno anche reti dati, no? E facevo in 5E a 100 megabit, mettevo il cavo, le prese, i pannelli e gli apparati. Cambio al gigabit, ricambio il cavo, ricambio i pannelli, ricambio le prese, ricambio gli apparati. Ecco, con la fibra no. Se faccio l'impianto, visto che ha tutta quella banda disponibile, io faccio la struttura e questa struttura mi resta a prescindere da quello che metto, a prescindere da quello che è la tecnologia. E già qui comincia a esserci un ritorno dell'investimento, perché faccio una volta l'impianto e non lo faccio più. Ho una migliore riciclabilità, perché ovviamente la fibra ottica è un cavo ottico, è fatto da PVC e vetro, quindi plastica e vetro sono due prodotti totalmente riciclabili, quindi già importante. Ho un minore isolamento, minori spazi, no? E poi sicuramente una cosa che interessa molto nella situazione del riciclo, costruire, no? Una tonnellata di cavo di rame mi genera 100 tonnellate di rifiuti, fare una tonnellata di cavo ottico mi fa 2 tonnellate di rifiuti, cioè mi genera 50 volte in meno di scorie che io devo poi andare a buttare da qualche parte. Altra cosa per me lo rende verde. Quindi migliore spazio, migliore efficienza di climatizzazione e sicuramente un minor consumo di energia, perché una porta in fibra ottica di un apparato consuma dal 19 al 56% in meno di energia elettrica. Ecco che torniamo al risparmio energetico di prima. E oltretutto cosa succede? Sappiamo bene che il rame, la corrente passando il rame scalda e quindi devo anche pensare che devo climatizzare l'impianto perché poi funzioni, quindi devo spendere alti watt per raffreddare. Quindi, mentre invece questo, essendo un segnale ottico, è totalmente, no, insensibile alle temperature. Ultima cosa che direi che è decisamente importante è la comparazione delle lunghezze. Cioè, se io voglio fare un impianto secondo le normative, in categoria 5E o 6 o quello che è in rame, io ho il limite dei 100 metri. No? Se andiamo a vedere con le fibre multimodali, OM sta per fibre multimodali, ottico multimodo, e OS single mode, andiamo addirittura ad arrivare nell'ultima slide, nell'ultima parte, quelle monomodali di cui sono le fibre per gli edifici, ad avere 30 km quello che io con la 5E faccio a 100 metri. Per cui ho esteso il mio impianto, cioè in una maniera geografica, che è quello con cui stanno utilizzando oggi, cioè tutte le varie Telecom, Fast e tutte le grandi aziende al quale dovete fare a livello consortile concorrenza. Bene, vi parlavo prima, quando non c'erano ancora le slide, che noi facciamo anche dei programmi. E questo che vuole essere un programma diviso su due assi. Asse 1, asse verso i progettisti, per poter dare la giusta informazione con dei seminari dei quali alcuni hanno già partecipato. L'anno scorso noi abbiamo fatto 13 eventi tra collegi dei periti e ordini di ingegneri, abbiamo dato crediti formativi a 813 professionisti, questo quindi importante, quindi abbiamo insegnato, abbiamo parlato di fibre ottiche, di impianti, come fare gli impianti a questi, e questa è una cosa importante. E uno di questi, con quale diamo poi un aiuto alla progettazione, ha sostituito nella caserma di un progetto la Guardia di Finanza a Reggio Calabria un impianto normale che era questo, che doveva avere 256 punti rete, quindi con armadi, switch, cavi, 256 cavi, con un sistema innovativo che sono quelli che facciamo vedere noi con le fibre ottiche
le GPON, quelle splittate, andando a finire in un impianto di questo genere, con 8 fibre. La distribuzione fatta in questo modo, togliendo gli armadi, questo è stato il meccanismo con cui io divido le fibre, un meccanismo base. E questo che sostituisce un armadio, senza tensione, senza niente, lo posso mettere da qualsiasi parte. E poi nei punti finali con queste, che vanno su, arrivano sulle scatolette 503 e arrivano a dare la connessione laddove poi vado a mettermi qua. Quindi molti spazi in meno, molta tensione in meno, con quello che è il 32 lampadine, no? Il consumo energetico di 32 lampadine, noi abbiamo dato la rete dati di tutta la caserma. Questo è un po' di concetti, così facciamo cose pratiche. E questo è, dove c'è una fibra di queste dimensioni, abbiamo sostituito 32 cavi di rete LAN. Quindi quanto abbiamo risparmiato anche di canalizzazioni, no? Importante quello. Cosa facciamo invece nel programma dei corsi verso gli installatori? Perché, come ho detto, due assi. Uno deve insegnare a chi progetta, deve aiutare, perché non vogliamo essere quello che insegna, ma aiutiamo, coadiuviamo, ma l'altro deve essere fatto unitamente e insieme, come vogliamo fare con lo smart building, quindi col comitato, un programma che deve essere attivo nel dare formazione agli installatori per essere sempre competitivi per quella catena che ha detto prima, no, Guido Pesaro, per cui dei corsi in modo tale che siano comunque sotto, riconosciuti sotto il cappello insieme allo smart building, perché venga quindi co-riconosciuto, così come quello deve essere anche degli altri, delle aziende, degli enti che facciamo, e poter dare il discorso di essere un installatore small installer certificato per la parte fibra, poi ci sarà quello per la parte televisiva, poi ci sarà quello per la parte multimediale. Quindi è un programma che deve avere questo tipo di situazioni, con questi tre vantaggi: uno, un riconoscimento, no, da un comitato che a questo punto è super partes ed è a livello nazionale, fatto dove? Fatto attraverso il CNA, il confartigianato, fatto attraverso, no, come motore formativo da questi enti che sono poi quelli che vi aiutano e vi supportano. Un secondo vantaggio sicuramente, ho fatto pasticci, io faccio generalmente pasticci, il fatto che essendo noi anche competence center italiani per determinati prodotti sulle reti dati, siamo riusciti a far sì che questo confluisca nell'avere anche una certificazione internazionale per l'utilizzo di prodotti, ma questi estendono a questo punto la garanzia a 25 anni sull'impianto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tu installatore, oltre ad avere un riconoscimento, nel momento stesso in cui ti propone all'utente finale con determinati tipi di prodotti, l'azienda di quei prodotti ti ha inserito in un programma visualizzato dove tu sei uno di quelli che, al cui quell'azienda rilascia all'utente finale, non voi, una garanzia di 25 anni sull'impianto. Quindi questo è un altro grande vantaggio. E poi, visto che vogliamo venire incontro, si deve essere molto pratici e purtroppo gli artigiani non hanno disponibilità economiche, sono sempre, perché sono piccole aziende, vivono di sé, l'altra situazione che fa è, va bene, questi corsi ovviamente non possono essere insegnando un lavoro gratis, sono a pagamento, ma facciamo in modo tale che siano il più, grazie chiaramente a CNA e Confartigianato e al comitato, il più zippati, il più economici possibile. E oltretutto facciamo in modo tale che anche una quota parte venga subito restituita nella possibilità di avere del materiale in omaggio da installare, ma qualsiasi tipo di materiale, cioè non necessariamente quello delle fibre ottiche, può essere materiale in rame, cavo, piuttosto che quello che usate solo, in modo tale che voi possiate ritornare già una quota dell'investimento in maniera operativa. Questo secondo noi è un programma operativo che stiamo valutando, perché diventi un driver, un aiuto per quanto riguarda voi. È importante questo discorso, perché è importante, come si diceva, che al di là che siete di lì oggi voi e noi siamo qui a dirvelo, questa crescita condivisa degli installatori deve far sì che siate voi a diventare degli attori e non come oggi degli spettatori. Perché altrimenti siamo tutti qua che ci guardiamo, arrivano le varie Telecom, Fastweb, MetaWeb e faranno gli impianti e staremo ancora qui a guardarci,
No, noi dobbiamo fare qualche cosa di costruttivo attraverso l'associazione di categoria e attraverso cose specifiche, dandovi la possibilità per essere competitivi subito. Anche perché se io so lavorare la fibra ma non ho ancora fatto un edificio, comunque un impianto in videosorveglianza ormai ha le fibre, un impianto semaforico ha le fibre, un impianto di reti dati ha le fibre, per cui imparo comunque un lavoro a prescindere. Oggi se guardate nei giornali quotidiani c'è un sacco di richieste di gente che sappia lavorare la fibra, è un lavoro in aumento, per cui non vi sto dicendo qualcosa che non sia vero, vi sto dicendo qualcosa che è reale. Finisco con quello che ho detto prima, quello che diceva Maurizio Decina, che un impianto dura, no, 20 anni in fibra ottica, lo diceva nel 2000, e che allora ci saranno 3 miliardi e mezzo di persone che si scambieranno qualsiasi dato così, ma soprattutto che ci saranno delle cose che saranno connesse a internet. Al tempo non esisteva ancora l'internet delle cose, IoT, non esisteva ancora Facebook, non esisteva ancora WhatsApp, eppure lui lo sapeva già. Quindi vuol dire che lui, che era chiaramente uno dei massimi esperti di informatica all'interno del Politecnico di Milano, voleva dire che lui aveva una visione, ma il mercato, la necessità, la tecnologia lo ha nettamente smentito, perché viaggia quasi il 40% più veloce di quello che pensava lui. Quindi non so pensare io che cosa ci sarà tra 20 anni, però se io metto, predispongo l'impianto in fibra, faccio già qualcosa, ecco che mi predispongo a quello che probabilmente tra 20 anni ci sarà. Grazie molte.